Assaltanti e sigarette hanno portato via questo i due malviventi che ieri sera hanno compiuto una rapina ai danni della rivendita di tabacchi di via Roma a Mascali. Erano da poco passate le 19:30 quando due uomini con il volto nascosto sono entrati nel punto vendita armati di pistola. Sotto la minaccia dell'arma hanno costretto la titolare a consegnare loro l'intero incasso del pomeriggio e alcune stecche di sigarette. I due rapinatori probabilmente non hanno scelto a caso l'orario. La rivendita è abilitata anche al gioco del lotto. Poco dopo ci sarebbe stata l'estrazione, quindi nel registratore di cassa a quell'ora erano presenti più contanti. L'azione è stata repentina, i due, preso il bottino, si sono dileguati a bordo di uno scooter probabilmente rubato, facendo perdere rapidamente le proprie tracce. Scattato l'allarme, sul posto sono giunti tempestivamente i carabinieri di Mascali e quelli del nucleo radiomobile della compagnia di Giarre, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti, tra i quali alcuni avventori. Nonostante le ricerche, al momento i rapinatori non sono stati individuati. Acquisite anche le immagini della telecamera installata all'esterno. I nastri potrebbero rivelare, nonostante i due individui avessero il viso coperto, qualche indizio utile. Non ci sarebbe ancora una stima precisa del danno subito, ma secondo la titolare si aggirerebbe sui 3.000 euro complessivi tra contanti e sigarette. In due anni è il quarto colpo messo a segno ai danni della rivendita.